Benvenuti a Flatland, un mondo di solo due dimensioni, solo in avanti e all'indietro, sinistra e destra. In questo mondo non c'è né sopra né sotto. In questo mondo, gli esseri bidimensionali che vivono qui non hanno nessun concetto degli oggetti tridimensionali. Questi abitanti bidimensionali non hanno nessuna comprensione dei cubi, delle sfere, dei tetraedri o del vostro accompagnatore qui presente, me. Dalla loro prospettiva bidimensionale, il mio dito tridimensionale si vede come qualcosa così. Ciao, piccolo cerchio. Paura della cosa ignota? O si dovrebbe dire non ancora conosciuta? È un enigma. Se vediamo solo quello che conosciamo, come fa qualcuno a vedere qualcosa di nuovo, ignota? Come usciamo dalla nostra scatola? Ciao, piccolo cerchio. Non avere paura. Chi ha parlato? Dove sei? Questa è sempre la parte più difficile da spiegare. Sto in un'altra dimensione, in un altro spazio. Sto sopra di te. No, non usare quella parola. Che parola? Quella che comincia per S. Sopra. È proibita. Che cosa credi che significhi? Non lo so e non voglio saperlo. Possono punirti severamente se usi quella parola. Sei un fantasma? Spero di no. Ho solo una prospettiva differente dalla tua. Posso vedere cose in un modo che tu non puoi vedere. Ah sì? Ad esempio? Allora... hai una cassaforte nascosta nella tua provvista e dentro hai 12 monete, un testamento e un passaporto. Come lo sai? Che cosa sei? Sei un dio? Non più di te. Vedi, siccome sto sopra di te, nella terza dimensione, posso vedere dentro le cose del tuo mondo. Terza dimensione. Sei un fantasma pazzo. Ce ne sono solo due dimensioni, guarda. Allora, se toccassi l'interno del tuo stomaco, come riuscirei a farlo? Dovresti tagliarmi la pelle, altrimenti è impossibile. Fermo, fermo. Sei pronta per qualcosa di più? Cosa? Dimensioni. Direzioni. No. Sì. Ma... non c'è nessuno. Più. Che cosa mi succederà? In che cosa mi trasformerò? Dovresti trasformartici per capirlo. Ok, va bene. Eccellente. Non l'ho mai saputo. Isn't it funny? Non è curioso? Quello che più temiamo è proprio quello che più ci entusiasma.